Rins, la squadra di Ferry ha trascorso mesi e mesi a negoziare sulla sicurezza della sua famiglia prima di accettare di tornare nel Regno Unito per celebrare il giubileo di platino con la regina, ha suggerito un commentatore reale. Il principe Ferry aveva precedentemente espresso preoccupazione per il livello di sicurezza che lui e Meghan Markle avrebbero ricevuto una volta che si fossero dimessi dalla famiglia reale nel 2020. Il duca di Sussex lo scorso anno ha avviato un'azione legale contro il Ministero dell'Interno per presentare ricorso contro la decisione di non provvedere alla sua famiglia con lo stesso livello di protezione dei reali che lavorano. Ma la lite sembra essere stata temporaneamente sospesa poiché il principe Ferry dovrebbe tornare nel Regno Unito questa settimana con sua moglie e i suoi figli per celebrare il giubileo di platino, la presentatrice di GB News Isabel Webster ha osservato. Ferry e Meghan si stanno mettendo in gioco, portando i loro piccoli. Pensavo che il principe Ferry pensasse che non fosse sicuro portare qui la sua famiglia. Quali sono le ultime notizie su quella lite? Stava facendo causa al Ministero dell'Interno, vero? Si sente abbastanza al sicuro da venire adesso? Pandora Forsyth, conduttrice del Royal Roundup del Daily Express, ha suggerito che la famiglia del Sussex ha trascorso mesi a negoziare accordi di sicurezza per il ritorno della sua famiglia a giugno. La signora Forsyth ha detto, lo era. Non sapremo tutti i dettagli su quando arriveranno a causa della sicurezza, ma penso che il fatto che stanno arrivando la regina sarà molto felice. Staranno nel cottage ma non sapremo molti dettagli per questo motivo. Penso che ci siano stati mesi e mesi di organizzazione tra gli Stati Uniti e il Regno Unito su questo, e devono aver raggiunto una sorta di accordo. Non saranno solo Harry e Meghan, e i bambini ad aver bisogno di sicurezza. Ha aggiunto, tutta la famiglia reale sarà lì con il capo della famiglia reale, la regina, che avrà bisogno della massima sicurezza. Secondo The Mirror, al duca di Sussex sono state fornite assicurazioni ferree che sua moglie e i suoi figli sarebbero stati al sicuro durante il loro soggiorno nel Regno Unito.